quartiere del Buglio. 5 anni fa, quando iniziamo questa avventura amministrativa, era un quartiere che aveva i suoi problemi, era molto chiacchierato, diciamo, per questioni anche di ordine pubblico, per questioni di poca vivibilità del quartiere stesso, perché è un quartiere che ha visto negli anni un grande sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica. Oggi siamo con questa operazione, andiamo a creare il secondo tassello molto importante dopo il recupero del centro ragazzi del Buglio. Andiamo a inaugurare questo centro polifunzionale con questo campo da hockey, che comunque deve essere un campo che può essere usato chiaramente da tutti i ragazzi del quartiere, un'area giochi. Abbiamo anche recuperato un immobile grazie a una legge regionale sull'abusivismo edilizio, e quindi è stato confiscato dal comune e viene in un qualche modo donato anche questo al quartiere come luogo di aggregazione. Insomma, una grande soddisfazione per Cairo oggi. Nella Coca oggi abbiamo incontrato le RSU, è stato un momento di confronto da parte degli operai, la richiesta di maggiore dialogo anche con l'amministrazione comunale per essere portati a conoscenza di quelle che sono le problematiche molto delicate su questo sito industriale. La richiesta da parte del comune e, diciamo, l'accoglimento da parte della regione Ligure di creare un tavolo di confronto in cui la regione, così come ha fatto con per Tirreno Power, prende in mano la situazione, cerca di riunire intorno a un tavolo tutti i soggetti che hanno sensibilità sul problema Italiana Coc, quindi l'azienda, gli operai, gli enti, per cercare di creare un percorso di comune di consensualizzazione di quelli che sono interventi assolutamente necessari di ambientalizzazione del sito industriale. L'ospedale di Cairo è l'unico ospedale in Liguria di entroterra, serve una valle di 40.000 persone, non è assolutamente in discussione la permanenza dell'ospedale su Cairo, c'è una discussione aperta sui servizi che deve erogare e su questo ci andiamo a confrontare. Però io penso che oggi sia importante questo passaggio di visita anche della struttura sanitaria, perché io ho notato anche in passato come sia importante a volte far toccare con mano anche quelli che sono gli attori principali di queste discussioni, e il Presidente della Regione lo è inevitabilmente, quelli che sono i presidi su cui andare a lavorare, su cui prendere delle decisioni. Quindi io lo trovo un passaggio molto importante che sicuramente darà anche più chiarezza sul futuro della nostra importante struttura sanitaria del territorio. Ho avuto una discussione molto importante col sindaco, col sindacato e col consiglio di fabbrica. E adesso ci rivedremo a Genova settimana prossima. Come si sa, si è chiusa la conferenza dei servizi per Tirreno Power, pur se una conferenza molto tribolata e anche con posizioni molto divaricate. Adesso dobbiamo chiudere tutta il lavoro sul ciclo del carbone, dopo che si è attivato il terminal d'arsenate fondale a Savona e anche il tubo, no? Per l'inolto del materiale fino ai vagonetti dopo il centro urbano. Rimane da chiudere l'accordo per quanto riguarda la copertura dei parchi di bagno. Convocheremo una riunione presto per chiudere questo accordo, riunione in cui si discuterà anche evidentemente la vicenda di Italiana Coc, confidando che sia possibile anche nel caso chiudere un'intesa che tenga insieme salute, lavoro e ambiente. Ma adesso ci andiamo, insomma, non intendiamo chiudere questo ospedale, è l'unico ospedale non sulla costa che ci sia in Liguria, ma d'altronde la Val Bormida è anche l'unica zona della Liguria che abbia 40.000 abitanti nell'entroterra, mentre le altre sono nuclei molto molto più piccoli.